come ti senti in questo gruppo? Bene, ho avuto fino adesso un po' di difficoltà perché comunque non sto dando quello che potrei dare, quindi normale che non sono del tutto soddisfatto e felice, però nel calcio succede anche questo, purtroppo quando si vuole dare tanto e non ci si riesce non si sta bene, però il lavoro paga alla fine, quindi bisogna continuare a allenarsi bene e farsi trovare pronto quando il mister ne avrà bisogno. Ecco perché? Perché è importante che tutti noi diamo un apporto importante a questa squadra, soprattutto i più grandi. Quindi io, insieme ad altri che siamo i più grandi, bisogna star bene, bisogna comunque dare l'esempio sia fuori che in campo e comunque dare un apporto importante a questa squadra. Che idea ti sei fatto di questa squadra? Ma è una squadra che comunque ha delle difficoltà, perché non ce lo nascondiamo, ha delle difficoltà, ma è anche dato dal fatto che comunque è una squadra giovane, è una squadra che ci sono parecchi giocatori nuovi, non hanno mai giocato insieme, quindi diventa anche più difficile, poi sono anche molti stranieri, quindi il lavoro diventa molto più duro, però abbiamo fatto secondo me dei miglioramenti notevoli. Dobbiamo crescere ancora, sia come squadra che sul piano del gioco, però stiamo lavorando per questo, ci alleniamo alla grande, quindi io sono fiducioso, come penso lo sia il mister e come penso lo sia la società. Dalla tua esperienza che cosa spicca tra questi ragazzi? Sappiamo che uno degli svantaggi è proprio l'età molto bassa. Sì, forse ancora non si conosce bene il campione italiano, le pressioni che abbiamo noi in Italia, loro... Gli stranieri per loro il calcio lo vivono completamente diverso da come lo viviamo noi, comunque noi abbiamo parecchie trasmissioni, si vive di calcio, quindi in poche parole, e loro secondo me ancora non sono abituati a questo tipo di mentalità e di vivere il calcio, quindi secondo me fanno un po' fatica ancora. Troppo spensierati? No, troppo spensierati no, sicuramente hanno un modo di vivere il calcio che è diverso dal nostro. E forse quello bisogna fargli capire che il calcio italiano è per noi è importante e comunque non si scherza. Ma non è la partita con la Lazio, tu sei stato uno dei pochi che ha messo sempre il piede, magari anche sì, ha messo male il piede, però non è servito a niente comunque. Sì, quali sono state le difficoltà di quella gara? Secondo me iniziato anche se poco tempo, però abbiamo iniziato anche abbastanza bene, comunque abbiamo dato un'impronta subito alla partita di attacco, andarli a prendere alti, poi dopo il gol siamo proprio, secondo me la squadra si è disunita e quindi poi abbiamo messo il secondo, il terzo e quindi siamo andati in difficoltà. Sentendo sì. Le interviste dei tuoi vecchi allenatori, sì. Sì. Hanno sempre detto Blasi è un giocatore che deve avere la fiducia, deve sentire la fiducia dell'allenatore per dare il massimo. Come d'altronde tutti contro i giocatori. Contro la Lazio non sei stato brillantissimo come la squadra. Adesso al 90% andrai noi in campo titolare domenica. Ecco, Stroppa sta iniziando a puntare su te. Diciamo che stai iniziando a carburare adesso. Sì, sicuramente io. Anche se sono arrivato comunque quando la preparazione è finita, io comunque non avevo mai, cioè non avevo né corso né, mi ero allenato a parte da solo e quindi già era diverso, quindi sono arrivato già su quel punto di vista in ritardo. Comunque ho fatto un buon lavoro con il preparatore atletico, comunque ho cercato di mettermi il prima possibile al paro con gli altri e quindi ci sono riuscito, ma comunque manca sempre una base di preparazione che a me personalmente per il gioco che faccio io per me è importante. Adesso sì, il mister mi sta dando fiducia perché mi sto allenando bene, quindi sono contento e spero di ripagare questa fiducia che il mister mi dà. Io come i miei compagni quando andiamo in campo non è che vogliamo far figuracce, quindi ce la mettiamo tutti, a volte ci si riesce, a volte no. L'importante è l'impegno, l'importante è la voglia comunque di fare, di aiutarsi, è quello che poi ci porterà alla salvezza oppure a far bene. Dove ti trovi meglio, un centrocampo a 3 o a 2? Ho giocato parecchi anni a 3, quindi anche a 3 mi trovo bene, anche a 2 ho giocato, quindi mi trovo bene. Ma
con tutti e due i moduli, però il mediano basso o la mezzala, che preferisci? Ho fatto parecchio spesso anche il mediano basso, ho fatto soprattutto la mezzala perché comunque io ho più caratteristiche di recupero che di magari impostazione, però anche davanti alla difesa comunque a fare filtro, schermo davanti ai difensori l'ho fatto parecchie volte, a volte è andata bene, a volte è andata male. Ma questo... domenica secondo te? Non lo so, per adesso mi ha provato davanti alla difesa, però un po' magari all'ultimo potrebbe anche cambiare, quindi io non so, le decisioni del mister dipenderà da lui. Ma noi gli avevi detto prima, sì, che probabilmente è stato un errore prenderli troppo alti, cioè per la Lazio dopo, sì, la via di gara, e secondo te con l'Udinese... Insomma, state anche lavorando per cercare di essere un po' più coperti, oppure... Io penso che sia importante comunque difendersi bene, perché comunque adesso anche le grandi squadre fanno così, non è che lo fa il Pescara perché dobbiamo salvarsi. Adesso si gioca così, purtroppo si gioca tutti dietro la linea della palla e cercare di tamponare, non prendere gol e magari in contropiede di ripartire e far male. Questo dovrebbe essere la nostra arma, certo, poi anche dare un nostro gioco, perché abbiamo giocatori importanti, giocatori con qualità, e quindi possiamo anche noi far male. Per me va bene, grazie. Grazie a voi. Sì. Che partita sarà? Ah, è difficilissima, perché l'ho visto contro il Napoli, hanno fatto secondo me un partitone, ho visto la partita che hanno giocato a San Paolo e... hanno fatto un'ottima partita secondo me, hanno perso ma non meritavano secondo me. Hanno anche loro parecchi giovani di grande qualità e poi hanno davanti comunque Di Natale, sempre una garanzia. È una partita dura, a parte trovare una partita facile in campionato è dura. Ma cosa farà, aspettarli poi? Ah, questo non lo so, questo ancora, come dicevo prima, ancora col Messi non abbiamo provato ancora come affrontarli e come magari difenderci o come attaccarli. Penso che domani sia l'ultimo giorno e domani valuteremo quale sarà la soluzione migliore da prendere. Anche l'Udinese, come insomma, il Pescara, è molto giovane, l'hai detto anche tu. Sì. Infatti ogni anno loro ricavano un po' tutti... Sì, sfornano parecchi talenti, sì. Perché sì. Quindi su questo più o meno siete due squadre? Sì. Secondo te invece quali sono le differenze più importanti tra la vostra squadra e la loro? Ma le differenze è il fatto che comunque il Pescara viene in Serie A dopo 20 anni che non c'era, l'Udinese so parecchi anni che sta in Serie A e quindi conosce la Serie A. E anche chi va giovane riesce subito a integrarsi bene perché comunque hanno un'impostazione già da anni importante. Noi Pescara 20 anni non andava in Serie A, ci sono giocatori ragazzi giovani che affrontano la Serie A per la prima volta e non capisco che non è facile. Però vedo che domenica dopo domenica comunque... stanno integrando sempre di più e quindi questo ci fa ben sperare a noi giocatori e al mister e alla società. Chi ti piace più tra i giovani? Ma tutti bravi, veramente hanno, ognuno ha caratteristiche diverse ma ha le sue proprie qualità, partendo da Caprari che è italiano ma arrivando a Weiss, a Quintero, a Selic, a Vukosic, ognuno ha le sue qualità e secondo me ne hanno tante, per questo è... potrebbe essere un valore nuovo aggiunto a questa squadra. Senti, l'ultima, una domanda personale, nel senso sì. Che rivisitando la tua carriera è stata sì. Molto importante. Perché hai cambiato tante squadre? Ho cambiato tante squadre perché la maggior parte delle volte mi sono spostato in prestito, quindi quando ti sposti in prestito difficilmente o raramente tu vieni... preso dalla squadra che ti prende in prestito, un po' riscattato, diciamo. Quindi ho girato molto e... Diciamo che ho avuto un rammarico questo oppure è andata a... No, mi rammarico no, perché comunque ho fatto sempre scelte che ho voluto io. Quindi non ho nessun tipo di rimpianto o rimorso. Chi è che non ha creduto in te, nella tua carriera, secondo te? Che non ha creduto in me? Ma non lo so, forse io, me stesso, non ha creduto in me. No, a parte te stesso, qualcuno, insomma, l'allenatore, il direttore... No, fai qualcosa in più? Sì, magari sì. Però poi dipende, io penso sempre che dipenda dal giocatore, è facile a volte prendersela con gli allenatori, con i dirigenti, quando non si fa bene purtroppo è solo colpa di noi stessi, noi giocatori. Quindi quando non ho giocato in una società è perché io non ero pronto per giocare, non ero in condizione per giocare, quindi rammarico ce l'ho
per me stesso. Basta. Era Mario perché potevi fare di sì, più. Sì, potevo fare di più, potevo sfruttare quell'occasione meglio. Come vuoi vivere questa stagione ultima? Quali obiettivi ti stai ponendo? Vabbè, penso che l'obiettivo principale lo sappiamo tutti, che è la salvezza. E quindi io... la salvezza. Perché l'anno scorso sono andato metà anno a Lecce, sono retrocesso e so che cosa significa retrocedere. Ti cambia comunque, non solo perché vai in B o perché Lecce è successo, è andato in C per altri motivi, ma perché ti cambia la carriera anche a livello di mercato e tutto il resto. Quindi è importante rimanere in Serie A, anche se si gioca poco o tanto poi alla fine. Un giudizio su Guidolin? E personalmente non lo conosco, però le statistiche, i numeri parlano da soli, è un grande allenatore, quindi che dove è andato ha fatto bene.